Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 22esimo episodio della serie Le Chassé, qua su Farming Simulator 15. Oggi, come vedete, c'è qui il Diamond 270 e abbiamo qui un ermo che vi spiegherò dopo. Comunque, andremo ad arare questo campo qua che avevamo preparato un po' la scorsa volta. Intanto ho messo... perché non funziona? Non funziona l'automatico, forse? No, ok, funziona. Sì, ho messo io l'automatico. Adesso vediamo. No, si blocca, vabbè. Ok, lasciamolo perdere. Sì, beh, è ovvio che non funziona perché è anche scarico laterale. Comunque andremo a utilizzare questi due mezzi. Il Sam me l'ho già presentato. Vi parlo un po' dell'ermo. Non so se è fatto da zero o cosa. Però... fatemi comprare un attimo questo che vi faccio vedere. Secondo me... no, non può essere questo. Un edit di questo... sembra strano. Comunque... non so se è un edit. È stato fatto da Claude questo qua. Co Ermo Epta. 170 cavalli richiede. Noi ab ne abbiamo un bel po' di più. Poi ci sarebbe questo Kvernelan che... è simile a questo, cioè è lo stesso, cambiato di texture. Non so quale è stato fatto prima e quale dopo. Comunque, secondo me è stato fatto prima l'ermo, però non ne sono sicuro. Ok, tanto andiamo giù. Vi faccio vedere l'altro, ma è uguale identico. Adesso qua riesco a saltare. Sì, eccolo qua. E veramente cambia soltanto questa ruota. Per il resto non ho trovato nessun dif c'è nessuna differenza. Adesso saliamo un attimo sul same. Eccolo qua. Il nostro same. Devo dire che come mod mi piace un sacco. Anche se nel 15 non ci sono tante mod fatte da zero, però secondo me merita. Qui cos'è che fa? Tocca giù. Andiamo lateralmente. Lo dispieghiamo. In teoria no, devo girare e andare dall'altra. Sì, devo andare dall'altra. Riesce a ruotare su se stesso. Tocca un po' a terra, però vabbè. Adesso non ricordo se ho la Real Terrain, comunque fa nulla. Vabbè, partiamo. Dopo notiamo. Se mettiamo il limitatore a 60, qui sì. Gira a 13 km orari. Per avere 100 cavalli in più non è male. Secondo me però è un po' più di 3 metri e mezzo, forse anche 4. Ok, togliamo gli add, alziamo il tutto e giriamolo. È un po' scomodo perché è troppo grande come aratro. Però io credo che un trattore così lo riesca a trainare perfettamente. Peccato che non ho la Real Terrain. Comunque, vabbè. Funziona lo stesso, dai. Tutto il tremolio della cabina. In teoria è dal sedile. Adesso ho quasi intenzione di fare una piccola cosa. No, vabbè, dai. Anche senza Real Terrain si capisce lo stesso la potenza di questo mezzo. E devo dire che è un 7 vomeri. Se la cava anche molto bene, eh. Cioè, fa già un bel po' di lavoro. Nel senso che non è che dovete passare tante volte per fare una bella area. Basta passare, come vedete qua, due. Anche, sì, una volta magari no, però due o tre volte. E guardate che lavoro che sta facendo. Sì, sto pezzettino qua può darsi che lo lascio. Sì, lo lasciamo. No, vabbè, lo faccio adesso. Allora, devo passare di qua.
Che bestione questo mezzo. Ve l'ho presentato perché è una mod che mi piaceva, ma volevo portarvelo anche in un video di questa serie perché sulle altre serie non lo usiamo per ora. Però è veramente un bestione. 270 cavalli italiani. Sì, dovremmo iniziare a vedere che si sporca, eh? Perché spero che ha molto, cioè spero proprio che ha il dirt. Allora iniziamo a girare. Questo ermo, come vedete, ha il dirt e non è male come dirt. È molto fatto bene. E qua si riprende. Invece sì, Lamborghini, il Same, un po' sulle ruote inizia. Spero che ce l'ho anche sul cofano, ma credo che lo ha sicuramente, perché il modder è uno che fa mod fatte bene. Comunque può darsi che a volte vi presento una mod e poi ve la riporto. Cioè, per farvi vedere a voi anche. Intanto questo video della questa serie qua è una serie in cui vi presento un po' le mod lo stesso, ma non so più che trattore ad attaccargli, ho detto vabbè, attacchiamo questa. Allora, ok. Tra l'altro, ecco, visto che la scorsa volta avevo chiesto se continuare questa serie su questa mappa o no, vi lascerò un sondaggio. Ok, scusate per la breve interruzione, ma ho dovuto fare una cosuccia. Comunque, ci mette veramente un po' a sporcarsi questo sametto. Sì, sametto si fa per dire. Tra l'altro, oggi sono dovuto andare a camminare con la scuola al pomeriggio, dato che ho palestra, e per le strade di un paese qua vicino passa appunto un sametto. Ce l'aveva anche un mio amico, però non andava più, ho dovuto venderlo, cioè o demolirlo o venderlo, adesso non mi ricordo più. Comunque non me lo ricordavo così. Bel trattorino piccolo, poi dopo qua da me i trattori quelli senza cabina si fa una cabina artigianale, cioè con i pali laterali e un vetro davanti e il tettuccio in lamiera. Sì, cosa proprio artigianale al massimo. Beh, più o meno un po' tutti faranno così. Non sono sicuro al 100%, però probabilmente è una cosa simile. Mentre mi sono assentato un attimo, volevo quasi metterla real terrain, ma non avevo voglia di chiudere il gioco e rimetterla, quindi prossimamente la inserirò. Comunque per farming così di mod italiani ce ne vorrebbero alcune, così da darci qualche soddisfazione noi italiani. Soprattutto, beh, una maggior parte delle persone piacciono Fendt e John Deere, invece altri sono fiatisti. Beh, io sinceramente non sono un gran fiatista, perché qua a Fiat ne girano veramente pochi. C'è il mio vicino con il no, 45-66 mi pare. Adesso non ricordo bene. Ce l'ho qua di fuori di casa, ma lo vedo ogni giorno, ma non faccio mai caso. Comunque pare che è il 45-66. Comunque intorno ai 50 cavalli. E trattori di alta potenza Fiat non ne ho mai visti. Ho visto soltanto un 140-90 una volta, ma non è proprio di qua. No, ci sono quelli, la serie tipo il 1000, quelle serie vecchie lì. Infatti qua per lo più va Same. Anche se ultimamente va un casino la New Holland. Ce n'è uno che ha perfino il T7. Cioè, non quello, il modello nuovo, però è un bel trattore. Adesso non so bene la potenza, mi pare che c'è il 270. Tipo questo. Anche se, no, volevo dire che è più piccolo, invece no, più o meno sono lì. Accendiamo i f... No, ok, avevo inserito la... Magari la cava anche, boh.
Non è una mod quella lì. È la modalità sviluppatore che vi permette di vedere i trigger e tutto quanto. Vabbè, adesso direi anche di terminare. Che sarebbe un cantante. No, non volevo dire ciò. Ma lo giriamo, che poi dopo andremo avanti. Andrò avanti io off camera. Tra l'altro, magari prossimo. Ecco, vado avanti off camera e poi ve lo faccio vedere tutto sporco. Tutto zozzo, vedere com'è. Che ne sono curioso anch'io. Ok, scendiamo. E lasciamoci qua così. Mi pare che ho già fatto la screen. Però anche questa sarebbe bella. Vabbè. Allora. Dirt? No, non vedo niente io. Boh. Prossima volta vi svelerò se c'è il dirt o no, soltanto sulle ruote. Comunque ragazzi, ho fatto, ecco, di seguito, volevo dirvelo prima, ma mi è sfuggito, due video di questa serie di seguito, perché appunto non sapevo cosa portarvi oggi. Però volevo portarvi la serie alpina, soltanto che ero indietro un po' con i lavori, dovevo rimballare con le balle tonde, e quindi per fare... no, scusate, cos'è che è? Per fare le balle di insilato, ecco, per fasciarle, perché l'avevamo fatto, soltanto che ho perso tutto, quindi non abbiamo più nulla. Comunque, teoria domani o dopo dovreste vederlo. Io, ecco, vi lascio qualcosa sul sondaggio, ovvero se voi vorreste che cambi mappa, in teoria al 25esimo episodio, cambio, se cambio mappa ogni 25 episodi, oppure di tenerla nuovamente e andare avanti così. E nulla ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video!